scritte che io ho scritto per tutte voi, per tutte le mamme, i papà e per tutti i bambini che leggeranno questo libro. È un progetto molto importante, un progetto fatto con il cuore, e sono felice che è un altro sogno che si realizza. Bene, ti ho lasciato parlare perché davvero sì. Sei una super mamma, però a un certo punto anche le super mamme devono avere un attimo di pace. Sì, esatto, perché veramente siamo un po' delle Wonder Woman, io questo l'ho scritto nel mio libro, perché riusciamo a fare veramente tante cose tutte insieme. Quello che noi non ce ne vogliono i papà, ma abbiamo comunque una marcia in più, e quindi molto bene. Bene, naturalmente va all'asilo, no? Il tuo bimbo. Va all'asilo, molto contento di andare all'asilo. È un bambino molto socievole, quindi gli piace stare molto in compagnia degli altri bambini e sono molto contenta. Riesci a gestire l'autorità delle maestre? Io trovo un po' difficile quando le maestre dicono le cose ai miei figli e io invece la farei fare in un altro modo. Lo so, però sai, poi quando torno a casa stanno con la mamma, però durante le ore scolastiche è così, bisogna un po' adeguarsi. E gliele racconti tu le storie a tuo figlio? Le racconto, e infatti io ho scritto questo libro, le ho sempre raccontate da quando lui pensa a Ringrembo, e poi quando è nato lui ha sempre amato queste favole, e questo libro nasce proprio perché lui mi diceva: mamma, ti prego, queste favole finiscono sempre male, io non riesco a dormire, raccontami tu, inventa tu. E così inventando è nato questo libro. Bene, è un bellissimo libro da regalare a Natale allora. Assolutamente sì, mi raccomando, tutti sotto l'albero questo libro, grazie. Lo consigliamo a tutte le mamme, grazie, grazie mille. Ciao, buona serata, ciao.